Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Walker e oggi una piccola chicca per voi, me l'avete chiesto in tantissimi, ci pensavo già da tempo e alla fine mi sono deciso, prendendo al balzo così la palla che è caduta settimana scorsa dell'acquisizione di Activision Blizzard. Quindi per tutti voi assetatissimi, affamatissimi di Diablo, ecco a voi il mio personalissimo recap della storia di Diablo. Sì ragazzi, sarà un viaggio immenso, come vedete dal minutaggio. Ho cercato di fare prima possibile, più corto possibile, questa è la prima parte, dove spiegherò tantissimi degli antefatti che nessuno dei tre titoli vi spiega e che vi spiego io. Ovviamente non mi sono inventato le cose, ma sono andato a controllare la lore ufficiale, che attualmente è solo in lingua inglese, ma c'è anche un libro che io possiedo, che è questo, non è una sponsorizzazione, è il libro di Kane, che è tutto in italiano e del quale, tra l'altro, bellissimo, anche con tantissime illustrazioni, come potete vedere, e ho preso gran parte dei testi, che sono anche molto ben fatti, molto ben scritti, un po' romanzati, ma ho estratto tutte le informazioni che penso siano utili a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo di Diablo e non conoscono la lore, anche perché per Diablo 4 ci sono stati presentati dei personaggi tramite i trailer che non si vedevano da un po'. Quindi, senza ulteriore indugio, partiamo con la prima puntata. Detto questo, non indugiamo oltre. Let's go! In principio c'era il nulla ed esisteva una sola entità nell'universo e questo era Anu, conosciuto come il Guerriero di Diamante. Ma chi gli era dato sto nome se c'era solo lui? Siccome anche lui, come noi, non si svegliava sempre felice e sorridente, ma viveva anche delle giornate no, un bel giorno decise di ascendere, per così dire, al fine di essere un'entità di pura luce ed espellere tutto il malessere che aveva dentro di sé. Tutto il male che si annidava in lui uscì e si aggregò, dando vita ad una nuova entità, Tatameth, detta la bestia, ma anche il dragone dalle sette teste, tenete segnato, che in sostanza era l'incarnazione dell'oscurità e della malvagità. Durante i millenni, siccome probabilmente nessuno dei due aveva ancora inventato le carte per farsi una manina a briscola e Filippo Spensieri era un'entità suprema ma di un altro ecosistema, decisero di iniziare a picchiarsi pesantemente, anche se non capisco perché Anu avrebbe dovuto farlo visto che era pura luce, ma vabbè, un'altra volta. E ovviamente decisero che era giunta l'ora di uccidersi l'un l'altro. Molto bene, entrambi esplosero e da questa esplosione si generò l'universo, quindi quando vi parleranno del Big Bang a scuola ditegli che non è vero. Dicevamo, i pezzi del corpo di questi due primi protagonisti, un po' come nelle mitologie antiche, formarono varie parti dell'universo. L'occhio di Anu divenne la cosiddetta pietra del mondo, la quale divenne il centro dell'universo e il mondo che la ospitava prese il nome di Pandemonium. L'altro occhio non si sa, non pervenuto. La spina dorsale di Anu invece divenne l'arcata di cristallo, ovvero il cuore pulsante del paradiso celeste. Ed è da questa arcata che si generarono gli angeli, meglio conosciuti come Seraphim. Dal corpo marciulento e putrido di Tatameth si generarono invece gli inferi fiammeggianti, una location non proprio ideale per le vacanze estive, al cui interno c'è l'abisso nero, che è il luogo da cui nascono i demoni. Dalle sette teste di Tatameth si generarono infine i grandi maligni. I tre primi maligni, Mefisto, signore dell'odio, Diablo, signore del terrore, e Baal, signore della distruzione, e i quattro maligni minori, Andariel, signore dell'angoscia, Belial, signore delle menzogne, Duriel, signore del dolore, e Asmodan, signore del peccato. Ma chi è tutta sta gente e che cosa combinano tutto il giorno? Vediamolo insieme. Gli angeli sono la manifestazione della luce e del suono e incarnano gli ideali dell'ordine. Nascono dall'arcata di cristallo mediante la canzone della luce, ossia una frequenza che l'arco emette quando nel paradiso celeste ci sono delle condizioni di pace e serenità ideali alla creazione di un nuovo angelo. Essendo in pratica tutti parti dell'arco di cristallo, che è un pezzo di Anu, tutti gli angeli rappresentano parti della personalità di Anu e quindi incarnano delle virtù specifiche. Il loro essere parte di Anu è strettamente legato all'arco, dal quale ricavano i loro specifici poteri e la loro stessa forza vitale. Tenete segnato perché sarà importante più tardi. Va detto che c'è un numero massimo di angeli esistenti, come le virtù di Anu, e quando un angelo viene ucciso, il suo spirito ritorna all'arco di cristallo per essere rigenerato nel corso del tempo. Gli angeli però possono anche riprodursi in maniera tradizionale, diciamo così, e possono accoppiarsi anche ad altre creature, quali i demoni, ovvero le creature diametralmente opposte agli angeli, che sono la progenie dell'oscurità e del male. Alla stregua degli angeli, anch'essi, quando muoiono, rinascono nell'inferno.
Alcuni angeli sono più forti di altri, come gli arcangeli, cinque dei quali formano il Concilio di Angiris, sostanzialmente il nucleo di comando delle forze angeliche. Il concilio è composto da Imperius, arcangelo del valore, Tyrael, arcangelo della giustizia, Auriel, arcangelo della speranza, Iterael, arcangelo del fato e Maltael, arcangelo della saggezza. Allo stesso modo, le forze degli inferi sono guidate dai tre primi maligni, Diablo, Baale e Mefisto. Ma siccome i demoni sono esseri molto spietati, ci sono state parecchie battaglie per la conquista del potere, ma le vedremo più in là, nella fattispecie ad opera dei maligni minori, Andariel, Duriel, Belial e Asmodan, che abbiamo conosciuto fra Diablo 2 e Diablo 3. Ognuno dei maligni ha il suo regno collocato al centro degli inferi e ogni regno ha tutte le sue caratteristiche relative. Ai margini degli inferi fiammeggianti esistono altri regni, dove demoni minori lottano per la supremazia territoriale e sostanzialmente se ne fregano alla grande della gerarchia dei grandi maligni. Angeli e demoni sono nemici giurati e si combattono dalla notte dei tempi in una guerra che prende il nome di Eterno Conflitto, ma non lo fanno solo per sport o per la loro stessa sopravvivenza. Lo fanno per il controllo della pietra del mondo, grazie alla quale chi la controlla può creare o distruggere la realtà per come la si conosce. Sostanzialmente gli angeli vogliono creare un mondo dominato dall'ordine, mentre i demoni vogliono il caos e la distruzione. Il conflitto è eterno proprio perché le creature che lo combattono rinascono ogni volta che vengono uccisi e ad ogni grande battaglia dove gli angeli guadagnano terreno verso la pietra del mondo, i demoni contrattaccano e riportano la situazione in equilibrio e viceversa. Così forever and ever. Ad un certo punto dell'eterno conflitto, proprio perché le continue battaglie stavano distruggendo il mondo che man mano veniva creato, venne realizzata la fortezza del pandemonio, dove al suo interno venne custodita la pietra del mondo. Intanto, durante le super noiosissime giornate passate a massacrare demoni che poi respawnano, un arcangelo, Inarius, detto il profeta, luogotenente di Tyrael, capisce che l'eterno conflitto, in quanto eterno per l'appunto, è perfettamente inutile. Finché un bel giorno, diciamo così, viene tramortito e catturato in battaglia dalle forze del male. Mentre si trovava prigioniero, la sua carceriera, una demonessa di nome Lilith, figlia di Mefisto in persona e regina delle succubi, stanca del suo non proprio adorabile paparino, degli zii Baal e Diablo, e di tutte le alte schiere demoniache, troppo intente a fare una guerra senza senso, trova Inarius, anch'esso stanco della situazione, e quindi si compie l'inaspettato. Lilith lo libera, dando il via ad una vera e propria insurrezione. Inarius, ovviamente che ha un cotechino, si innamora di Lilith e con essa fugge, e i due si portano dietro anche una nutrita schiera di dissidenti, che a quanto pare ne avevano piene le balle, pure loro della quotidiana massacrata sui campi di battaglia, per poi respawnare in eterno. Quindi Lilith, che è parecchio sveglia rispetto a quel citrullo di Inarius, decide di rompere tutto questo meccanismo infinito, rubando la pietra del mondo. Niente pietra del mondo, niente lotta eterna, giusto? E circa. Rubano la pietra del mondo, anche se non c'è dato sapere come nei dettagli, visto che non è proprio un sassolino, e ne alterano la frequenza stessa in modo da poterla nascondere in una dimensione invisibile sia alle forze del male che alle forze del bene. In questa dimensione invisibile, grazie alla pietra del mondo, creano un nuovo mondo, che prende il nome, giustamente, di Sanctuarium. Un regno protetto da tutto e da tutti, dove angeli e demoni dissidenti potessero vivere in armonia senza troppe menate, Diablo, Concilio di Angiris, Baal, Mefisto, eccetera, eccetera. Creano poi il Monte Arreat, che funge da roccaforte protettiva per la pietra del mondo. A un certo punto gli angeli e i demoni dicono: benissimo, siamo in una dimensione nascosta e protetta e abbiamo rubato il tesoro più ambito dell'eterno conflitto. Che ne dite di copulare a stecca e popolare questo nuovo mondo? Mi sembra giusto. E da questa unione nacquero i Nephilim, ovvero degli esseri immortali ibridi fra angeli e demoni, dotati di straordinari poteri magici. Il primo Nephilim fu il figlio proprio di Inarius e Lilith, il cui nome fu Linarian, che fantasia, che poi però conosceremo con un altro nome, Rathma. Molti altri Nephilim nacquero dalle unioni fra angeli e demoni, e nacquero così gli Antichi, ovvero la prima generazione di Nephilim. Tuttavia non passò molto tempo prima che angeli e demoni si accorsero che i loro cari figlioli erano molto più potenti di loro e quindi cominciarono a chiedersi se fosse sano lasciarli in vita, sia perché avrebbero potuto rappresentare una minaccia alla loro posizione di leadership, sia perché tutta sta potenza avrebbe potuto rivelare Sanctuarium alle forze celesti o infernali.
Quindi Inarius, in quanto angelo benevolo e caritatevole, propendette per il genocidio totale dei Nephilim. Siccome non era una decisione facile da prendere, Inarius andò a farsi due passi per schiarirsi le idee. Letteralmente se ne andò a fare un giro a pensarci. La regina delle succubi, invece, quando scoprì che i suoi cucciolini erano sull'orlo dell'estinzione, decise di trucidare tutti gli angeli e i demoni di Sanctuarium e di risparmiare solo i Nephilim, così di fatto diventandone la regina e usando la loro potenza per porre fine all'eterno conflitto. Insomma, come se fossero l'arma definitiva per scardinare tutto il sistema di morte e respawn infinito, annientando sia il paradiso celeste sia gli inferi fiammeggianti. Quando quel cotechino di Inarius tornò a casa e vide il massacro di angeli e demoni che aveva fatto Lilith, beh, non è che ci rimase proprio benissimissimissimo, e la bandì nel vuoto. Un luogo buio e, vuoto, dove forze superiori possono relegare altre entità, condannandole a una prigionia eterna. In sostanza è come se fosse fuori dall'universo, rimossa proprio dal gioco, niente morte e respawn. Fatto questo però, il buon Inarius si trovò a Sanctuarium da solo. Oh, piccolo angelo! Niente angelini, niente demonini, niente Lilith, niente. La tristezza. Solo con i Nephilim, che un po' adesso gli stavano sui maroni, e che comunque erano ancora una minaccia, anzi, una minaccia ancora maggiore, perché ormai era l'unico estraneo rimasto a Sanctuarium, e non è che puoi alzare tanto la crestina con un mondo pieno di Nephilim super potenti. Come sbarazzarsi ora di tutte queste testate atomiche con braccia e gambe che da un momento all'altro avrebbero potuto destituirlo? Il nostro eroe pennuto allora andò sul monte Arreat e modificò la pietra del mondo affinché lentamente i Nephilim perdessero di generazione in generazione i loro poteri. E poi, puff, si dileguò. Si dileguò da Sanctuarium e non si sa dove finì, ma credo che le sue ultime parole siano state «Vabbè, mastica!». Da qui gli antichi colonizzarono il mondo di Sanctuarium, esplorandolo e dando vita man mano a varie culture, ma anche al contempo indebolendosi fino a perdere l'immortalità, diventando comuni esseri umani, oltre che a dimenticarsi completamente del loro passato di super fighi ed etichettando come miti e leggende tutti i racconti tramandati dagli antichi inerenti l'eterno conflitto, angeli, demoni e tutta la baracca di prima. Ma vediamo chi sono questi antichi, i cui nomi sono ancora oggi conosciuti nel mondo di Diablo. Il primo di cui parlare è sicuramente Bulkathos, il quale è venerato come una divinità. Bulkathos era un antico che si stabilì sul monte Arreat per difendere la pietra del mondo e tutti i suoi proseliti, i barbari appunto, vennero addestrati con rigore marziale per proteggere la pietra, oltre che per custodire e tramandare i segreti degli antichi per le generazioni a venire. Fiaclagear era il fratello minore di Bulkathos ed era anche egli un antico, a volte chiamato Vasili, ma anziché puntare sulla dottrina militare e di combattimento seguì una via spirituale di comunicazione con la natura e tutto il mondo stesso, in una visione più druidica del mondo. Fiaclagear radunò anche lui un bel numero di proseliti e si trasferì a Skosglen, fondando la prima scuola di druidi di Sanctuarium. Un'altra antica era Esu, una Nephilim, interessata al dominio degli elementi, i cui proseliti furono poi i primi maghi e le prime incantatrici. Purtroppo non andò benissimissimo a Esu, perché a causa della sua mania di controllo sulla pietra del mondo, finì ben presto per scontrarsi con i protettori della pietra, Bulkathos e tutti i suoi soci barbari, i quali vinsero questa specie di guerra civile fra Nephilim. Un altro antico era Philios, che si innamorò di un angelo di nome Lycander. Fortunatamente Lycander fuggì da Sanctuarium prima che Lilith massacrasse angeli e demoni indistintamente, facendo ritorno al paradiso celeste, ma rimase in contatto con il suo amato Philios tramite un artefatto. Quando gli angeli del paradiso celeste si accorsero che Lycander comunicava con qualcun altro al di fuori della volta celeste, si insospettirono e Lycander ordinò a Philios di nascondere l'artefatto, e lui lo fece, a malincuore, seppellendolo nell'isola di Skovos. Dopo un po' di tempo, Philios si innamorò nuovamente, non di un angelo stavolta, ma di una donna, di nome Ascara, la quale gli diede due figlie gemelle. Queste due figlie poi si misero alla ricerca dell'artefatto che il padre aveva sepolto e diedero il via alla stirpe delle donne Ascari, meglio conosciute come le Amazzoni.
Poi abbiamo Kalmor, un antico che considerava disgustoso il declino spirituale e magico delle generazioni di Nephilim e che riteneva parecchio giusto massacrarli tutti quanti senza pietà, e fu l'ultimo antico a morire. Tra l'altro lo uccidemmo proprio noi nel terzo capitolo di Diablo. Poi c'è Helgrotha, la più potente degli antichi, insieme a un altro che vi dirò fra poco, che ci è nota per essere stata uccisa da Inarius, in quanto contraria all'idea dell'angelo di indebolire tutti i Nephilim mediante la pietra del mondo. Perché il pallone è mio e decido io chi gioca. Infine, il vero antico primigenio, il numero uno di tutti gli antichi, ovvero l'Inarian. L'Inarian era uno dei pochissimi Nephilim che capì da subito che il suo papino Inarius avrebbe voluto ucciderli tutti in prima battuta, e quindi cercò subito dei proseliti. Ma quando intuì che anche gli oppositori del suo babbino sarebbero stati massacrati senza pietà, finse la sua morte e svanì in una dimensione misteriosa, dove fece la conoscenza di un'entità di nome Tragul. Tragul lo prese come suo allievo, gli diede un nuovo nome, Rathma, che significa appunto allievo, e gli insegnò il concetto di equilibrio fra luce e ombra, fra vita e morte. Benissimo ragazzi, io spero che questa prima puntata vi sia piaciuta, vi abbia interessato, vi abbia incuriosito. Ci saranno moltissime domande che sicuramente mi farete, sarò molto felice di rispondervi, se sarà ovviamente nelle mie possibilità, perché alcune parti della lore restano anche un po' fumosine, se vogliamo. Bisognerebbe andare a cercare poi nei dettagli di varie dichiarazioni, magari degli stessi sviluppatori, che potrebbero non essere disponibili perché la saga dura da moltissimo tempo, ma farò del mio meglio per rispondervi. Ci vediamo ovviamente per la prossima puntata, ditemi qui sotto nei commenti se questa cosa vi è piaciuta, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per tutti questi contenuti e per tutti i contenuti ovviamente dell'ecosistema di Xbox, del quale speriamo a brevissimo entrerà a far parte anche tutta la saga di Blizzard, del mio cornutazzo preferito. Detto questo ragazzi, non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers, alla prossima!